Eccoci. Buonasera a tutti. Eccoci, abbiamo poi c'è un po' tagliato, aggiustiamo subito. Siamo tutti tagliati. Aspetta, ragazzi. Sì, tutti quanti siamo troppo sopra. È un momento, adesso giù. Ciao ragazzi. A tutti quanti, ragazzi. Con Discord è un po' complicato. Chi abbiamo? C'è con noi in live. Adesso te lo dico subito, un secondo, fammi aggiustare. Come sono antiestetiche queste bande nere. Allora, signori, abbiamo con noi... Ciao. Abbiamo Alex Bolondi e Ale Fiammante. Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a quel PlayStation Showcase 2020 che però non stiamo riprendendo. Un attimo, cattura la finestra. Cosa dovrebbero far vedere in tutto ciò? Un secondo, live multipla. C'è qualcosa che non... Un attimo, mi sa che ho sbagliato. Live evento devo mettere? Ah sì, avevo sbagliato. Ecco, questa è quella giusta. E poi devo mettere sito evento. Devo mettere... Chrome, ecco qua, aggiustato. Adesso questo non sono io, lo togliamo. Perfetto. Quindi un attimo solo, ragazzi, qua ogni volta c'è da adattare la scena in base a chi siamo. Bito ci sta, che eccolo qui, lo mettiamo a lui. Sgamu, che stasera si è andato a divertire, non c'è, e lo togliamo. Io sono nel posto sbagliato, ecco qua, perfetto. E poi non gli abbiamo mai fatto il nick perché lui in genere non partecipa. Allora, questa cosa, questi nomi che ruotano non mi piacciono, chiudiamo. Buonasera, abbiamo anche Ago con noi. Spammate AOXO in chat. Ragazzi, spammate AOXO in chat. Avanti, fatelo tutti. AOX, come AOX? Aspetta. Sarebbe triangolo, cerchio, quadrato, però fatto con le lettere, insomma, un pochino, vabbè. Comunque, buonasera signori, buonasera. Allora, manca... Allora, il countdown mi sa che è dal lato dove sto coprendo. No, non è qui. Chissà dove è il countdown. Vabbè, il countdown lo vedo il mio telefono. Mancano 20 minuti a questo evento. Direi che possiamo, diciamo, un pochino scaldare un po' l'atmosfera raccontando quelle che sono le nostre aspettative di oggi. Diciamo che tutti quanti si aspettano un annuncio del prezzo PlayStation, che secondo i leak si attesterebbe sui 500 euro, quindi esattamente lo stesso prezzo di Xbox Serie X, l'ammiraglia di casa Microsoft, che la quale però dovrebbe poter contare su un numero di teraflops superiore, quindi una maggiore potenza grafica. Però non dimentichiamo che PlayStation in realtà ha in cantiere due modelli, uno con lettore, cioè identici nell'hardware, ma uno con lettore soft, con lettore CD, e uno senza. Bello spam, Alex, complimenti. Alex, bravo. Ora, dicono che la differenza di prezzo tra questi due modelli con lettore ottico e senza lettore ottico dovrebbe essere di ben 100 euro. Ora, secondo... 100 euro di differenza, cioè che se tu vuoi semplicemente il lettore ottico in più, lo devi pagare 100 euro in più. Ma diranno solo il prezzo o anche altro? Allora, secondo me veramente è troppo sovrapprezzato, però loro lo stanno facendo, è fatto proprio calcolato, perché loro non vogliono venderti più le copie fisiche, perché sulle copie fisiche una percentuale se la prende il rivenditore, poi esiste il mercato dell'usato, per cui tutta una serie di cose per cui ci andrebbero a perdere. Secondo me è controproducente, perché più o meno si ebbe un effetto simile quando fu il momento dell'annuncio di Xbox One e PlayStation 4. Xbox soffrì tantissimo una cosa che fu annunciata ma poi non fatta, cioè annunciarono sempre per questo problema del fatto che in realtà sull'usato i creatori dei giochi perdono molti soldi, perché alla fine i soldi vanno solo ai rivenditori. Annunciarono che non sarebbe stato possibile riutilizzare i dischi fisici in maniera tale appunto da impedire che una persona, finito il gioco, poi se lo vendesse o lo prestasse ad un amico. Questa cosa, uno, fu molto perculata da Sony, che addirittura fece una pubblicità per dire: ecco il meccanismo per prestare i giochi PlayStation, e tipo un tizio dava il gioco all'altro tizio, fecero questa perculata così. E tra l'altro, anche se fu una cosa che annunciarono solamente ma non fecero, questa cosa a livello comunicativo pesò tantissimo, si fece un sacco di pubblicità negativa di questo fatto che non volevano consentire di prestare i giochi. Ora Sony in realtà sta concretamente facendo lo stesso, o più o meno, nel senso spingendo le vendite della console senza il lettore. Quindi la strategia più o meno è questa qua. Secondo me l'unico lato positivo che ci vedo è il fatto che probabilmente le catene di videogiochi come la GameStop, il quale fallirebbero senza il mercato del fisico perché non avrebbero più motivo di esistere, mi aspetto che spingano la versione con lettore ottico con delle offerte vantaggiose. Mi aspetto una cosa del genere. Ale, però, se tu spammi cose scritte a caso non mi fai leggere le domande degli altri. Avevo letto delle domande.
Allora, Alex aveva detto diranno solo il prezzo o anche altro. Siccome è un'ora di evento, mi aspetto che non ci mettano un'ora a dire il prezzo. Mi immagino che annunceranno numerosi giochi. Chiede sempre Alex, ma con la nuova Play si possono usare i dischi della 4? Allora, hanno detto che al lancio un certo numero, circa c'è un centinaio di giochi PlayStation 4, saranno giocabili anche sulla 5. Non hanno specificato coi dischi. Io spero di sì, perché sarebbe criminale non farlo. Tra l'altro, per esempio, la Xbox One già lo fa. Se tu metti un disco della 360, te lo riconosce, ti scarica il gioco e ti fa giocare. Immagino che sarà simile anche per la PlayStation 5, però non l'hanno detto chiaramente, quindi c'è ancora un po' di dubbio se solo le versioni digitali o anche quelle fisiche, però io al 90% mi gioco che anche con quelle fisiche. Però ripeto, così come è adesso per Xbox One, dove circa l'80% dei giochi 360 girano, ma quindi non tutti, ce ne sono ancora alcuni che non sono stati ricompilati, anche se ogni tanto continuano a uscirne di nuovi giochi in retrocompatibilità. Per la PlayStation hanno detto che inizialmente ce ne saranno circa un centinaio retrocompatibili e poi col tempo questo catalogo si espanderà. Allora, con la 3 potevi mettere alcuni dischi della 2, ma sulla 4 non puoi mettere quelli della 3. E il problema con la PlayStation 3 è che ha un'architettura hardware, ma anche software, troppo diversa rispetto a quella della PlayStation 4 per riuscire o a replicarla o ad emularla. Tant'è vero che in realtà, mentre si stanno, diciamo, l'emulatore della PlayStation 4 già gira e funzionicchia, quello per la PlayStation 3 è molto complicato da fare perché fu utilizzato un processore custom molto diverso dai processori a cui siamo abituati noi, per esempio nei computer, che è tra l'altro quello che trovi dentro PlayStation 4. Per questo non sono mai riusciti a emularla o a renderla veramente retrocompatibile. PlayStation 3, vi ricordo che il primo modello, solo il primo modello di PlayStation 3 che uscì, era retrocompatibile sia con la PlayStation 1 che la 2, anche i giochi della 2 giravano, però solo il primo modello fu una feature che poi tolsero nei modelli successivi. La PlayStation 3, tutti i modelli, non mi chiedete come mai, ma sono tutti retrocompatibili con la PlayStation 1. Se voi mettete un gioco della 1, qualunque esso sia, nella PlayStation 3, gira. C'è un emulatore installato in tutte le PlayStation 3 che fa girare i giochi della 1. Allora. Vabbè, no, le fiammante è troppo. Ma nessuno se li gioca, quindi che è uscito per PS Vita? Per PS Vita che è uscito? Bella domanda. L'unico, diciamo, i pochi giochi, l'unico gioco in esclusiva proprio sensato era Gravity l'Uncharted. Rush. Gravity Rush è uscito su PS4, hanno fatto da remaster. Uncharted non l'hanno mai fatto uscire al di fuori della vita. E anche mi pare fecero un Killzone, che pure non era fatto malissimo, che non è mai uscito fuori dalla vita. Uncharted sì, era bellino. Io il gioco che mi sono particolarmente goduto su PS Vita è Salt and Sanctuary, che è uscito, c'è su PC, c'è su PS4, è uscito anche per la Switch, però su console portatile Salt and Sanctuary è la morte sua. Tutti quelli che non ce l'hanno lo consiglio. Dice Alex Blondi, se decido di prendere la 5 mi va male, dovrò prendere The Last of Us Part 2 Remastered. No, vabbè, ma io voglio, guarda, veramente, cioè, se fanno sta cacchiata, voglio pensare che lo mettono gratuito l'upgrade su almeno The Last of Us 2 che è uscito l'altro ieri, non penso fanno sta cavolata. Non penso che la facciano, cioè, se la fanno veramente si tirano i calci in bocca da soli. Io per PSP Tekken Dark Resurrection, hai ragione, quello Tekken Dark Resurrection era un ottimo capitolo di... Sì, veramente La ben saga di fatto. Gino, come era? Veramente ben fatto, veramente ben fatto. Otello, piccola domanda, dov'è Mario? Mario chi? Prego. Non sono sicuro. Non sono sicuro di... No, non sono sicuro di comprendere. Non so se parla di Mario o di Super Mario, ma non sono... Non so se sta citando qualcosa che non comprendo. Comunque, belle le nostre, emote spammate. La Wii resterà la miglior console di sempre. Chi se la scorda la musica dei Mii? Beh, sicuramente è un'ottima console, però a livello grafico era scandaloso, ragazzi. Cioè, veramente, la Wii, non so se voi lo sapete, ma la Wii era fondamentalmente la stessa architettura hardware identica, solo leggermente. No, solo leggermente overclockata del Nintendo GameCube. Il Nintendo GameCube vendette molto poco perché uscì insieme alla PlayStation 2 che vendette molto di più. E alla Nintendo furono così geniali da semplicemente cambiare la scocca, overclockare quel tanto che bastava il processore e rivendere il GameCube tale quale, solo però con la gimmick come si chiama, dei Wiimote. Dei telecomandini. Quella è stata una grande idea. Scrive Ago Mario Maker 2. Ah, Ago sarebbe il nostro Twitch operator. Non sai, tu hai ragione, Ago. Io dovrei fare qualche puntata su Mario Maker, che non me lo chiedete. Oramai su Anche io Discord. ci ho pensato l'altro giorno, di verità. Ragazzi, ma oramai su Discord mi chiedete solamente Brawlhalla, Fall Guys, The Last of Us 2. Cioè, che vuol chiedetelo, chiedetelo e vi sarà dato. Ragazzi, devi sentire.
Ragazzi, io ho scoperto solo ora tramite il post di Otello che Rocket League è di Nintendo. Non è di Nintendo Rocket League, Ale, non è di Nintendo assolutamente. Rocket League esiste su tutte le piattaforme, tra cui anche Nintendo. Grazie dell'applauso, grazie. Dicevo, torno tra 15 minuti. Va benissimo, Alex, va benissimo. Comunque, no, Rocket League non è di Nintendo, è che Nintendo si è lasciata sfuggire la data di uscita della versione free to play. Quindi ragazzi, mi raccomando, il 23 settembre tutti con Rocket League installato, organizziamo tornei. 8 contro 8, 10 contro 10. Io ho letto Nintendo WTF. WTF. Sì, sì. WTF, che poi bot. No, WTF, il bot non dice niente. Vai. Bot. È super aggressivo il bot. L'ho messo io in modalità super aggressiva. Ogni volta blocca quello che scrive Fira, quello che scrivono alle fiammante. Ma perché probabilmente fanno invocazioni a divinità. Io odio chi bestemmia in chat. Quindi tutto ciò che contiene Dio, Dio, Madonna e Santo nella frase. Subito dopo l'hai minato, non c'era nessuna parolaccia, niente. C'è praticamente il don nella Evidentemente. Sparo, sangue, niente. No, ma evidentemente aveva detto tipo Madonna mia, ste cose così. Ma non. Meglio prevenire che curare. Io non ho mai bestemmiato in vita mia. Bravo Ale, continua a non farlo. Continua a non farlo. Tra l'altro non so se lo sapete che è in realtà è reato. C'è una legge promulgata dal In Italia lo è, c'è una legge promulgata dal partito fascista che non è mai stata abrogata, che c'è una multa a chi bestemmia. Non me lo sto inventando, è vero. Non è molto da stato laico fare cose del genere, ma è una legge che mai nessuno ha abrogato e è ancora in vigore. Allora ragazzi, mancano 10 minuti, comunque si è parlato di annunci della console e di prezzi, però vorrei sapere da voi che cosa vi aspettate come annunci di giochi. Io veramente ho questo sogno segreto, non vedo l'ora che annuncino God of War. So che uscirà tra tanto tempo, ma non vedo l'ora che lo annuncino, voglio cominciare a sognare. I Veneti sono usciti dalla chat, esatto Ale, bravo. Ma secondo te quindi la Xbox per recuperare campo sulla PlayStation cercherà di dare più contenuti gratuiti sostanzialmente? Dipende che intendi per gratuiti. Sicuramente, ragazzi, a proposito, ieri proprio io ho provato stamattina velocissimo prima di scendere. Ieri proprio è stato aggiunto al Game Pass il Project X Cloud, per cui tutti quelli che hanno l'abbonamento al Game Pass possono giocare a ben 150 giochi del catalogo gratuitamente sui propri cellulari in streaming. L'ho provato stamattina, purtroppo solamente due giochi sono con i comandi touch, e sono Minecraft Dungeon e Hellblade Senua's Sacrifice. Tutti gli altri serve un controller, però in realtà sono compatibili anche i controller stessi dall'Xbox. Io ho preso su Amazon un bel controller Bluetooth, quello con col cazzipocchietto per metterci il cellulare sopra. E proverò il servizio e vi farò sapere un pochino meglio. Stamattina l'ho provato proprio a volo e non era proprio fluidissimo, devo dire la verità. Secondo me ci vuole veramente una buona connessione. Qual è la tua domanda? Che secondo te quindi la Xbox proverà a macinare mercato con dando giochi col Game Pass sostanzialmente? Sì, mi aspetto questo. Microsoft è una vita che punta sui servizi, quindi sì, mi aspetto questo. Ma ragazzi, ma il Game Pass come l'ha confezionato è spettacolare, cioè centinaia di giochi su Xbox, su PC. Secondo te la PlayStation non proverà a sua volta anche a dare immagini? Ma ci ha provato col PlayStation Now, ma diciamo che non ci crede abbastanza quanto ci crede Microsoft. Secondo me la Sony fa... ok, grazie Nando per l'hosting. Salve, buonasera. Dicevo, se io quello che mi aspetto è che Sony continui a puntare sulle esclusive, sui first party, sulle avventure narrative. Ciao, mi aspetto Nando, cose ciao. Del genere. Ciao Nando, buonasera. E questo mi aspetto, che continui con la sua strategia. Mentre Microsoft non lo so, però c'è da dire che c'è anche l'incognita di tutti gli studi che Microsoft ha acquistato. Quello pure è una notevole, diciamo, variabile che potrebbe avere il suo effetto a lungo termine. Perché comunque tutti questi acquisti a qualcosa devono portare. Cioè i soldi Microsoft li ha cacciati, a qualcosa lo porteranno. Sì. Comunque ragazzi, nessuno di voi mi ha detto che annunci si aspetta. Devo dire che all'ultimo showcase di PlayStation, l'ultimo evento, sono rimasto abbastanza deluso per... Ratchet & Clank, però... Vabbè, quello già l'avevano annunciato. No, ma tu, aspetta, stiamo confondendo. Tu parli del primo evento che commentammo, io parlo del secondo, quando ci furono annunci prevalentemente di indie. Fece dei gameplay di...
del gioco mangia cibo, mangia... Grazie, sì, hai ragione, sì, e però poi a livello di annunci nuovi niente di particolare, spero che stasera sgancino un po' di... Anche perché secondo me al momento Nintendo, Microsoft sta facendo un buon lavoro a livello di marketing, vediamo PlayStation cosa farà, sono molto curioso. Una serie su Wasteland. A me quella tipologia di giochi non piacciono, se vuoi faccio la prima puntata, però non penso di farci una serie intera, anche perché è un gioco secondo me difficile da seguire in live. Io non mi aspetto niente perché preferisco Microsoft. Attenzione ragazzi, abbiamo un fanboy Microsoft, abbiamo un boxaro. Ragazzi, scriveteci in chat se siete più team Microsoft o team Sony. Dai, se separiamo i sonari dai boxari, fateci sapere. Facciamo una lista su Brawl. Non so perché dalla Xbox che da PlayStation. Eppure lo sai, ho sempre avuto PlayStation. Perché il Game Pass lo vuoi, dopo che hai visto che cos'è, lo vuoi pure tu. Forse quello, probabilmente sì. Comunque, ragazzi, mi devo radere. Comincia a essere molto fastidiosa la barba. Sarebbe molto interessante. Sì, è vero. Cerca prodotti. Io devo comprare qualcosa da morbirla. Comunque. Sì, il balsamo. Otello, che ti devo dire? Ah, una sorta che mi sono sempre chiesto. Ma questa cosa qua, tipo, per esempio il l'abbonamento su PlayStation 4, ok? Che ogni mese erano due giochi. Ma questa cosa, quanto costa a Sony? Quando uno lo prende, Sony paga la metà, quello... Come fai? Ma secondo me, visto diciamo il livello dei giochi che non sono mai nuovi, sì, faranno degli accordi, non credo che gli costi poi così tanto. Cioè, avete mai fatto caso che la X, il quadrato e il cerchio formano il nome della Xbox 360? No, sì, sì. Diamanti, sì, sì, è una cosa... Attenzione, Cristina è con noi! Buonasera, Cristi! Buonasera, benvenuta qui con noi al PlayStation Showcase 2020 con la Legione! Signori, non vi dimenticate che abbiamo Pocio direttamente dalla malefica Albione, direttamente dalle terre del Derbyshire, ed è qui a commentare con noi. Cristi, che aspettative hai di questo evento? Stavamo parlando di questo, cosa ci aspettiamo di vedere? Però posso dire che per esempio Microsoft, a differenza di Sony, faceva il pre-show, questi non fanno manco il pre-show, cioè vergognosi. Comunque. È vero, stavano quelli a commentare a dei video... Vergognosi. Guarda vergognosi. Che dice Cristi. Io spero in un God of War 2. Anche io, Cristi, su questo siamo uguali. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. O come diceva il mio maestro di karate all'epoca, la stessa lunghezza tonda. Se poi ci pensate, Nintendo con pochissimo riesce sempre a fare i soldi. Cioè. Sì, sì, pure io. Secondo me è un po'. Ma è come Apple. È la Apple, non c'è niente da fare. Ma nemmeno Apple. Cioè, veramente che. Cioè, graficamente arretratissimi, e poi cioè, fanno quell'idea in più che ti stravolge il mercato. Allora, graficamente arretratissimi dipende dove vogliamo guardare. Se la guardi come console fissa, ok, ma se la guardi come portatile, Switch è un miracolo. Cioè, io poter giocare in portatile i giochi che gioco sulla Switch per me è veramente una cosa allucinante. Però guarda che se tu ci pensi, pure la PS Vita quando uscì era effettivamente una bella console. Ma il problema è che non sono usciti i giochi. Cioè, avessero fatto uscire i giochi. È vero. Ma non sono usciti i giochi anche perché comunque non ha venduto tanto quanto si aspettavano. Perché hanno fatto un lancio forte sostanzialmente. Però comunque il design, se tu la compari alla Switch, cioè il design comunque è troppo spessa, lo schermo è piccolino, nonostante comunque... La cosa che voglio dire io è che la PSP si faceva facilissimo la modifica e i giochi si scaricavano così, Tutti i miei amici avevano la PSP modificata, tutti quanti. Io sono l'unico scemo che si comprava i giochi. Però comunque ad esempio se vedi le vendite della PSP ha venduto molto di più rispetto alla PSP. Ma è probabile che la modifica abbia giocato un notevole effetto, In parte sicuramente, però io penso che comunque... Poi per PSP sono usciti un sacco di giochi, cioè PS Vita sono usciti 4 giochi in croce. Sì, PS Vita veramente hanno fatto... Ma esagerando quelle 2-3 esclusive all'inizio. Poi basta. No, sì, poi basta. Monster Hunter, bellissimi.
Monster Hunter per PS... ma per PSP stai dicendo, stai facendo PS Vita, per PS Vita... effettivamente se avessero fatto un God of War per PS Vita, se avessero... cioè hanno fatto un Uncharted, però dovevano fare un Infamous, un God of War, un Jack and Dexter, sì, dovevano fare Ratchet and Clank su PS Vita, l'hanno fatti ma sono due mezzi aborti, perché hanno fatto quello lì, sì, come si chiama... Nexus è uscito per la 3. No, quello lì come si chiama? Q Force, che era quella specie di... sottotitoli in italiano, poi traduciamo noi. Fammi vedere. No, nel caso provo a tradurre, non vi preoccupate, ma non... quelli automatici, così. Inglese generato automaticamente. Cioè, io ve li metto se volete, ma secondo me è peggio, faranno un po' schifo. Vediamo, dai, proviamo e vediamo che succede. Io esco Blibe Run. Ah, ma io non so perché, mi sono appena accorto che... Aspetta, c'ho la finestra troppo grande per lo schermo, me ne sono accorto ora, meno male che l'ho visto. Ecco qua, adesso è... scusate, non era messa bene la schermata. Non ci sono in italiano? No, ho trovato, ci sta il sito in inglese, in spagnolo, in francese, in tedesco, ma in italiano no. Posso vedere se ci sono quelli automatici, ma ripeto, in genere fanno schifo. Sottotitoli? No, posso solo metterli o non metterli. Impostazioni, vediamo un attimo che dice. No. E poi è bellissimo, no. Spagnolo, spagnolo, latino. E che devono mettere? Andale, che devono mettere? Che differenza c'è? Ma forse... no, è che non so, magari lo distingue tra castigliano e catalano, non saprei dirti. Ah, dici questo. Può darsi, non lo so. Voglio immaginare che sia così. Dai, Cristi, noi siamo tutti quanti poliglotti. Ragazzi, mancano solo 2 minuti, dai, solo 2 minuti. Stay tuned, guys. Live run. Bello. Comunque, finalmente domani continuerò avanti il Dawn e penso che domani lo finiamo. Già? Ma te, mancano 3 ore all'alba, se non 4. Mancano 3. Va bene. Ogni ora è un'ora appunto nel gioco, tra un'oretta. Ci può stare. Sì, lo... almeno un gioco su cosa ci deve essere. Ma poi dopo vuoi fare Until Dawn Rush for Blood? Lo vuoi fare? Non lo so, devo mettere 1000 cose col move. Non so se prendo a pugni il computer, la videocamera, non so che succede. Potrebbe effettivamente succedere, sì, sarebbe divertente. Vabbè, ma non ti devi mettere davanti allo schermo, ti devi mettere di lato e la telecamera puntata verso di te, capito? Semplicemente giri la cam. A proposito, ragazzi, domani ho ordinato la cam nuova per Obito. Domani dovremo finalmente smetterlo di vederlo, diciamo, come attraverso... finalmente non lo vedremo più come attraverso un oblò. Sta cacchio di cam col grand'angolo che vi siete comprati. Sì, ci manca poco. Gatto, via la mia, allora. Quella là, quale? Lo spaziano, così sta dicendo, quella città che ho visto. Ah, ma è col grand'angolo, si vede così male. No, non è vero. Ma posso dire una cosa? Vuoi sapere quanto l'ho pagata sta cam che gli ho comprato? 22 euro, cioè ora si trovano che non costano niente, non ci vuole niente a prendersela. Abbiamo perso Pocio di nuovo, si è spenta la luce. Boh, ogni tanto Pocio... Ogni tanto Pocio opera col favore delle tenebre. Dai, ragazzi, ci siamo. Dovrebbe essere già iniziato, maledetti ritardatari. Sono un succo di frutta di trovare. Sai quando dici proviamo una cosa diversa e alla fine dipenti? Cioè? Ho preso un succo di frutta. Frutti tropicali, praticamente sa solo di... buono! L'acqua zuccherata, eccolo lì. Fermi tutti, vediamo, ragazzi, partenza col botto, dai, partiamo con un gioco vietato ai minori, subito, mamma mia, raga, subito, cioè partono così, proprio a dire bambini tutti a casa, tutti a letto. Andate via, domani c'è scuola. Ok, ragazzi, la PlayStation potrebbe non essere adatta ai bambini, chi di voi è? Ah, ho capito che gioco è, bella. Ah no, li fanno vedere tutti? Ok, un bel recap. Ma questo è un mix di tutto. Sì. Ma è un mix di quello che hanno già annunciato. Spero che faranno vedere altro. Voglio rimpicciolire un pochino così da non disturbare. Gioco assurdo. Ah, vabbè. Questi sono quelli che abbiamo già. Io vorrei vedere un po' di Demon's Souls, sai? Sì, The Last of Us 3, sicuro, Cristi. Lo annunciano quello sicuro. Del gatto. Io lo voglio vedere, quello del gatto. Quello del gatto. Sì. Questo, quello del gatto è questo. Io vorrei vedere un gioco della Quantic Dream. Ma non sono più esclusiva PlayStation, hanno un po' litigato. Boom. Il
vediamo. Di fare il PC che emula la... È stato catturato da un PC emulante che emula. Vabbè, cominciamo già malissimo. Quando vi fanno questa cosa all'inizio trailer è un indice proprio male. Ragazzi, un falò. Attenzione, un falò. Ecco, eccolo, eccolo. Chi è? Final Fantasy. Chi è? Da come parte sembra un Final Fantasy, eh? Chi sono sti tipi? Sì, è Final Fantasy. È Final Fantasy. Questo è Final Fantasy. Tra l'altro sembra Comrades, non vorrei dire. Sì, Chocobo, Final Fantasy. Final... Sì, ok, è Final Fantasy. Sarà il nuovo, il 16? Non ci gioco più da una vita, però il... Li riconosci? Il legame c'è sempre. No, ma si vedono già dallo stile grafico. Ah, quello è Shiva. Comunque guarda che a me Final Fantasy 15 è piaciuto assai, eh. Lo dovrei giocare, in effetti. Boom. Ragazzi, quanti appassionati di Final Fantasy? No, soprattutto qual è stato il vostro preferito? A me il 15. Zero, dice Alefio. Sì, l'ho giocato il 10, ma è a turni, non mi piace. Ma che età? Quando comprai PlayStation 2, quindi non lo so, quando uscì PlayStation 2. Quindi provate, insomma, l'età giusta, I'm sworn to protect you. Ma di nuovo questo fatto dello scudo, dei compagni che ti seguono. Sì, ragazzi, sì, hanno fatto Final Fantasy 15 2, perfetto, posso giocarlo, dai. Sì, è proprio Final Fantasy 15. Ma o è l'espansione per Comrades, perché sembra proprio la grafica di Comrades. O è il 16 fatto tipo il 15. Sembra proprio il 15, eh. Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread. Ma il 15 è un filo. Sì, il 15 finiva. Il 15 è quello là con gli emo, diciamo. Sì. Ma anche questi stiamo là, eh. Non potevano fare 16. No, ma secondo me sì, ragazzi, sarà Final Fantasy, sarà il nuovo. È proprio lui, cioè, è proprio il 15. Sputato proprio. Però l'ambientazione è diversa. No, l'ambientazione è diversa, è molto più sul fantasy che non sul moderno. Final Fantasy 15 era molto moderno. Però come combat system mi sembra identico, le animazioni sono quelle. A te è piaciuto il combat system, quindi del 15? Non mi ha fatto impazzire, ma meglio di quelli precedenti. Meglio quello di combattimenti a turni per me. Che a turni fai le mosse. E guarda il personaggio e fa le mosse. No, a me le cose, i giochi a turni non piacciono proprio. Va bene, ragazzi, però già che abbiano annunciato un gioco nuovo, tra l'altro questi sono giochi in genere ad alto budget. La cosa bella di Final Fantasy, in teoria, almeno per quella, diciamo, vecchia generazione come me, era la storia più che il combat system di per sé, diciamo. Ma non lo so, non lo so. Appassionava, mi piacevano le storie. Non so, purtroppo a me il combat system mi preveniva molto dal... E la storia, ad esempio, del 15 com'era? Ti è piaciuta la storia? Sì, però è vero che c'ha delle un po' di... buchetti di trama che dovresti, diciamo, non tanto buchi, non sono buchi di trama, non capisci perché certi personaggi si comportano in certi modi, però mi pare di capire che tipo vedendo tipo il, perché hanno fatto pure il film, tipo vedendo il film capisci alcune cose, guardando delle puntate su YouTube di degli anime che hanno fatto uscire sempre su Final Fantasy ne capisci altre più o meno, però la storia non è, cioè è il 16, ragazzi, è il nuovo Final Fantasy. Bella, ragazzi, nuovo Final Fantasy. Fatto sì. Attenzione, abbiamo un Falk Luna. Esclusiva, ma esclusiva o esclusiva temporale? Esclusiva console, esce anche su PC. Piccolo sotto. Tra l'altro, la cap. Come si chiama? C'è scritto che era catturato da una da un PC il gioco. Quindi è proprio tutti i fan Square Enix su PlayStation. Non su... Ma senti, fu così anche per Final Fantasy XV. Fu in esclusiva, poi dopo un tot di tempo. Però se no avrebbero dovuto dire esclusiva temporale. Boh, non so. Vabbè, perché comunque non è dichiarato, capito? Non lo possono dichiarare, evidentemente. Se no, comunque è come se tu l'esclusiva comunque la perdi in un certo senso. Se ammetti che è per temporale. Ok, ragazzi, questo viene da PlayStation 5. Ti sei perso, Alex, l'annuncio di Final Fantasy XVI, esclusiva console PlayStation e PC. Nuovo Spider-Man. Vediamo. Questo l'avevo già visto. Sì, però Pocio, tu mi sai che sei un secondo avanti a me, quindi non spoilerare. Allora, ragazzi, questo è Miles Morales. L'espansione standalone di Spider-Man della Insomniac. Vediamo. Il costume è nero perché lui è nero, quindi, no? Può darsi, sì. Se ce la vuoi vedere così. Nessuno l'ha visto.
Lo metto dalla finestra. Sì, effettivamente. Vediamo, vediamo. Però, dico io, devi fare un trailer, non ci fare vedere ste scene così piatte. Facci vedere scene di gameplay, azione, cose memorabili. Invece mi fai vedere ste... cioè... così, se fosse un video su YouTube già sarei andato avanti, cioè ci avrebbe annoiato. Sì. Però, oddio, questo è già in game, è bella... No, vabbè, ma è scena scriptata, scena palesemente scriptata, quindi non... Dovrebbe essere anche quella bianca. No, non ho capito che cosa, Ale, che intendi quella bianca? Questa è la tua spalla, è la femmina, dice. Che è bianca e rosa. Dovrebbe esserci anche quella bianca. Cosa? Cosa? La Spider-Man bianca. Esiste una Spider-Man bianca? La femmina, sì, credo. Il ragno bianco. Ah, va bene. L'ho visto da qualche parte. Vabbè, che vogliono farci vedere che c'è una... come siamo? Una certa... Una fiera. No, vogliono farci vedere che c'è un'elevata densità di popolazione, che la... però già vedo dei rallentamenti, già ne ho visti un paio. Cominciamo male. Scatti. Sì, ne ho visti un paio. Spero che siano del video e non del gioco. Sentiamo, diciamo un po' che dici. Ok. Sono molto eccitati di mostrarci questa prima occhiata al gameplay da Spider-Man Marvel, da Marvel Spider-Man Miles Morales. La nostra storia prende piede un anno dopo gli eventi del primo gioco. Ok. E noi troviamo Miles nella nuova casa di Harlem. È troppo veloce, me lo sono perso. Comunque ci sono le elezioni e ci sono questi eserciti di criminali tecnologici guidati da questo Tinkerer. Vabbè, qua c'è un attacco e lui si lancia nella battaglia. Adesso fa vedere il gameplay. Ah, c'è l'attacco, scusate, l'attacco alla metropolitana. Tries to steal rock songs. No, non lo so, secondo me qua il sottotitolo è un pochino cannato. Non sparatevi l'un l'altro. Ah, quindi c'è... personaggio di Mass Effect. Più o di Destiny. Destiny. Boom. Ah, così, non aveva i riflessi di ragno. No. Ma vabbè, ma si abbusca così, cioè sei scarso. Solo il sedile da ragno, solo le tele faceva. Esatto. Ah, bello. Bello quando hai i tentacoli di Octopus. No, ma ti ho detto, secondo me... questi sono i sottotitoli generati automaticamente, quindi secondo me sono... ah, semplicemente cannato. Che poteri ha questo? Perché ha l'elettricità? Che è la... è la fusione tra Spider-Man e Tempesta. Boom. Vabbè, ma posso dire che è proprio scarso sto Spider-Man. Boom. Ah, pensavo si potenziasse, mi lo scorso. Ce ne sono tanti diversi universi di Spider-Man, ci dice Ale. Il multiverso, o lo Spider-verso. O il multi-Spider-verso. Va bene, questi nemici però non hanno molta personalità, cioè hanno tanti neon, non si è ben capito perché, giusto per essere più visibili e dare più nell'occhio. Vabbè, scene di combattimento, tutto... oh, carina. Vabbè, è molto simile al primo Spider-Man, molto molto simile, con in più gli effetti di elettricità, esplosioni. Sì, ma questo Spider-Man fa proprio schifo. Vabbè, ragazzi, sì. Schifo penso tu intendi... non credo tu ti riferisca al gioco, Alex, nel senso che fa schifo il personaggio, che è scarso e si fa picchiare. Forse intendi quello. Una motosega. Ah, mo ce l'ha... oh, ragazzi, ce l'ha adesso i sensi di ragno. No, mi riferisco alla scenetta. Ma è invisibile. A quanto pare. Vabbè, boh. Quando ha preso i poteri dell'elettricità? Non lo so, ma lui ha detto... un effetto scenico molto... molto alto, però... sì, sicuramente. Wow, addirittura. Addirittura. Scrive Cristi cacca. Vabbè, dai, ragazzi, ma non esageriamo. Non è che è rivettato, non dovrebbe fare questo effetto, comunque. No, non ti posso rispondere perché non ho presente che intendi per ponte rivettato. Quella è un ponte fatto. Se il ponte di Brooklyn è fatto con draghi rivettate. Sì, e quindi? E quindi capì, la stabilità deve essere più. Cioè, no, non c'è questa elasticità del materiale. Ah, ho capito. Dovrebbe avere nei diciamo nei classici ponti moderni.
Ha capito, capito. L'unica cosa, non so se questo è veramente il ponte di Brooklyn, perché siamo a Manhattan. Brooklyn destra, non è stato. Ti ricordo che Spider-Man è ambientato a Manhattan. Ma questi sono annunci dei giochi nuovi. Vabbè, più che giochi nuovi, Marvel Spider-Man era già, cioè, Morales qua già era stato annunciato. Ci stanno facendo vedere il gameplay, però. Ce lo stanno facendo vedere come il gameplay. Ah, le scene scriptate come sono belle, ragazzi. È molto bello. Ragazzi, questa è una cosa che cercano di copiare da Uncharted. Perché studiare ingegneria quando puoi fare Spider-Man? Esatto. Vabbè, sta scena è bella. Mi aspettavo. Io mi aspettavo questa scena, aspettavo, te lo giuro. Vabbè, questa cosa. Cioè mettersi in mezzo ai due ponti e tenerli. Questa cosa la faccia per un film, giusto? Sì, ma lo fa per fermare un treno, mi pare. Oppure quando deve acchiappare quel pullman che sta cadendo, ma non mi ricordo come era fatto. È una scena molto carina da vedere, bello. Sì, no, per carità. Però non si spiega perché la ragnatela dovrebbe essere così resistente da tenere in due il ponte in quel modo. Comunque, però vedi, quando vedi queste cose pensi sembra Uncharted in un gioco, non so perché. Addirittura, ma senti, ma non è che i quick time events se ne inventati Uncharted, God of War li ha inventati. Va bene, ragazzi, dai, non è stato così male, poteva essere peggio, dai, ci hanno fatto vedere un po' di combattimento, alla fine è molto simile. Otello prenderà la PS5, sicuramente Ale. Otello sicuramente prenderà tutto. Io ragazzi, vi approfitto per mostrarvi la mia One X, è qui sotto, la mia PS4 Pro, che è qui, la Switch non ce l'ho portata di mano, quindi non ve la posso fare vedere, ma c'è anche la Switch, il mio potentissimo PC, non ci arriva più la camera. Niente. Il mio gigantesco schermo. Ragazzi, nuovo gioco. Questa è la roba di Batman, eh. Cacchio, quello mi interessa. Ma sei ricco, cavolo, dice Alex. No, semplicemente lavoro. No. Semplicemente lavoro. Mi sembra Harry Potter. Opla, guarda, non ti credere, alla fine quando avrai uno stipendio le console sono relativamente economiche. La PS4 l'ho pagata 300 euro. Sì, La One X l'ho pagata intorno a, non mi ricordo se erano 400 sterline. Guarda, cacchio, ragazzi, stanno annunciando. Io tutto tranne Xbox 360 ho perfino anche Wii U. Anche io ho comprato Wii U, la comprai usata perché ero curioso. Ragazzi, attenzione, ci sta prendendo l'annuncio di un GDR di Harry Potter. Sì. Minchia, potrebbe essere una gran cosa, Sì. Guarda, se no open world. Ma open world non lo sarà mai. Sarà. Ragazzi, tutti quanti vogliono essere Harry Potter. Tutti quanti. Ci sta. Minchia, però. Cioè, vabbè. C'è un gioco di Harry Potter sul telefonino. Ma giocatissimo. Non so capendo che stanno dicendo. Allora, niente. Si sta dicendo semplicemente che puoi vivere tutte le cose che vivono gli studenti di Hogwarts: le pozioni, gli incantesimi, gli animali. Vari altri cacchi. No, però è figo. Cacchio, allora mi sa che open world veramente. Cacchio. Ma esisteva già un gioco di Harry Potter? Allora, Alex Blondi, sì, sono sempre usciti da indie Harry Potter, fin dalla film, diciamo, sempre riferite film. Sì, ma erano per PlayStation 1 o 2? Il primo Harry Potter non mi ricordo, era per PlayStation 1. Ma anche il secondo. Anche il secondo uscì. Sì, erano diversi. Sì, mi ricordo che su PC dovevi disegnare col mouse per fare l'incantesimo, mi ricordo. Sì. Comunque, era molto bello. C'è un film ambientato e Harry Potter non si è visto proprio. Non ho capito, un film? Ho detto non si è visto proprio Harry Potter, diciamo. Vabbè, ma è ambientato nel mondo di Harry Potter, non è. Ah, ragazzi, cioè, godiamoci la musica. You define the legacy, quindi detto. Legacy, l'eredità, signori. Hogwarts Legacy, l'eredità di Hogwarts. Con Amadeus che fa le domande. No, fermo. Legacy, eredità, legacy, sei sicuro? Sì, legacy vuol dire eredità. Non lo sapevo. Bella, ragazzi, devo dire che al momento, come annunci, non stiamo andando male. Sicuramente al di sopra di qualsiasi evento Microsoft fatto fino ad oggi, Voglio un gioco su Stranger Things. Esiste, Alex? Esiste il gioco di Stranger Things? Esiste. Cercalo. Io penso anche di avercelo, perché lo diedero. Oh, attenzione. Creative Director a Raven.
goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced. And vabbè, fondamentalmente vogliono portare i giochi oltre i limiti di tutto ciò che avete mai visto. So we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, how it feels in your hand. Quello che sta succedendo nel mondo console, la potenza che si sta rendendo disponibile ci permette di fare cose mai viste prima. In the middle of one of the most dangerous times. Ah, ragazzi, Black Ops Cold War, mo ci faranno vedere il nuovo Call of Duty. Ci faranno vedere la prima missione. Ci faranno, non credo, ah, che caccia, non credo. Ci faranno vedere la prima missione di COD Black Ops Cold War. Guerra sull'ambito della guerra fredda. Vediamo la prima missione, ragazzi. In genere le prime missioni sono sempre altamente spettacolari. Vediamo, vediamo. Quello su telefono, non so se è uscito anche su telefono. Io ce l'ho su PC perché me lo regalarono. Me lo regalo sempre Prime. No, Prime. Sì, Prime di Amazon. Quello, cioè, Twitch Prime ogni mese regala dei giochi. E un mese regalo, tra i vari giochi che regalo, regalo Stranger Things. Ok. Sono l'unico che sempre odiato Black Ops, queste cose qua, Call of Duty. Io un tempo ero fan, ma a me piacevano quando erano ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Già Black Ops, però io fino a Modern Warfare 3 li ho giocati tutti, quindi Black Ops, Black Ops 2. Però dopo Modern Warfare 3, dopo Modern Warfare 3 mi sono scocciato. Io l'avevo scaricato sul telefono, ma è una specie di arcade. Non l'ho mai provato, non lo so. Among Us su PS4, su PS5. Ragazzi, ma Among Us si gioca con le carte, cioè una cosa che si, un mazzo di carte napoletane giocate da Among Us. Io l'ho sempre giocato così. Vediamo. Dai ragazzi, voglio un po' di caos. Voglio un po' di caos. No, però il problema di Black Ops, cioè il problema dei COD in generale è che per quanto li facciano spettacolari, tendono a essere troppo gli uni simili agli altri. Cioè, oramai non lo so. Non mi viene manco voglia di giocarci. Ma non ho capito, Among Us che sarebbe... Hai mai giocato a Lupus in Fabula, quello che si gioca con le carte, che uno o due persone sono i lupi, poi c'è il narratore, poi ci sta il veggente, ci sta chi altro ci sta, non mi ricordo. Chi altro ci sta, Pocio? Sì. Ragazzi, attenzione, abbiamo la fusione, cioè, ragazzi, Sniper Elite. Cioè, quindi l'innovazione di Black Ops è stata quella di copiare da Sniper Elite. Perfetto, buono, buono, buono. Ma questo non c'era prima, questo. Potete afferrare i nemici e catturarli, bene. Ditemi in un gioco... vabbè, sta cosa... inutile, cioè, l'utilità di fare sta cosa, di sprecare una bomba così. Vabbè, devono puntare sull'aspetto della spettacolarità, no? A me quello che fa ridere è sto fatto che loro invece di coprirsi corrono incontro ai proiettili. A me questo mi ha sempre fatto ridere. Li rendessero un po' più simile a Rainbow Six, da questo punto di vista, insomma, che i danni effettivamente... Cioè, pure sto fatto che puoi rallentare il tempo? Lo prendiamo da Fiat? Da dove lo prendiamo? Per la macchina! Sì, no! Pure il drone, no, dai! Il drone che va più veloce della... Della macchina, bellissimo! Chiaramente, questi famosi droni con i motori a combustione interna... dell'aereo mo più veloce, ragazzi, è più veloce dell'aereo che sta montando, che raga, l'aereo, ci tengo a far presente che è un cazzo di quadrimotore, è un quadrimotore a quattro motori e il drone è più veloce. Oddio, dai, ma come si fa? Vabbè, veramente, vabbè, giochi così finti non ce la faccio. Cioè, capi, tra virgolette ambientali nel mondo reale, però palesemente... No, dai, però il drone che va più veloce dell'aereo è più figo, è figo. Napoletano, a me lagga. Cosa ti lagga, Nando, la live? Ragazzi, avete problemi di lag? Qualcuno ha problemi? Io qua vedo bene sul mio tablet. Io no. Tutto, dice Nando. Mi dispiace, Nando, come... Cavolo. Vabbè, dai, comunque sono annunci di alto livello, cioè veramente l'evento Microsoft è abbastanza vergognoso in confronto. In addition to the story campaign, Cold War features the next generation of multiplayer online combat.
Questo mi interessa, dice Christy. Va bene. Dura quanto? Che cosa, Ale? Che cosa, quanto dura? Aspetta. Ah, su PS4 si può giocare l'alfa. Domani si comincerà a scaricare. Va bene, ragazzi, chi vuole... E se volete... Volete scaricare l'alfa di Call of Duty? Oppure per chi preordina il gioco. Oh, è gratis, gratis. Possiamo provarla? Per me, se volete, la scarico. La scarichiamo stasera? Io domani sera ho un impegno maledettissimo. Ma da venerdì si gioca? Si gioca da venerdì, sì. Quindi non ci sei domani, Obito? Domani sera no. Che peccato. Però recupero sabato. Va bene. Allora, quanto dura la conferenza? Dovrebbe durare un'oretta, Ale. Dovrebbe durare fino alle 11. Che stiamo vedendo? Che è il nuovo Resident Evil. È Chris, sì, è Resident Evil. Boom. Vuoi che Chris è ingrassato, vecchio? No, scusami, quello è Leon. Sì, vediamo. Prima persona. Sì. Sulla falsariga del 7 l'hanno fatto The Village. Ma io il 7 devo portarlo. Fatto io il 7, ragazzi, io desidererei tantissimo vedere Otello giocarlo in VR. Ma posso dirti una cosa? Resident Evil, non so se l'hai mai visto, Resident Evil fa, il 7 fa paura i primi 5 minuti, poi diventa la cosa più trash di questo mondo. Cioè io giuro, cioè i primi 5 minuti ti fa cagare sotto, ma VR o non VR fa paura i primi 5 minuti. Poi diventa di un trash assurdo. Pensa che una ti taglia la mano, tu prendi la spinatrice, te la attacchi e funziona. Cioè, che quelle cose, ma è sempre inizio gioco. Poi ci sta il DLC, i DLC di Resident Evil. Ma sono una cosa, cioè ti dico solo che c'è un DLC dove sei un tizio che piglia ammazzate gli alligatori o gli zombie a mani nude. E gli scontri, le boss fight si fanno a mani nude con mosse di wrestling. Cioè, ti giuro, non sto scherzando. Obito, se lo vuoi portare Resident Evil 7, portalo, ma non come serie horror, come serie comica, perché fa morire. Allora, a parte la prima scena, proprio le primissime scene ti fanno saltare. Io all'inizio veramente mi ha fatto una paura assurda. Tempo 5 minuti diventa il gioco più comico di questo mondo. Il prezzo ce lo diranno alla fine. Poi c'è un boss dove tu l'affronti come? No, vabbè, basta spoiler. Portalo. Insieme. Fai la serie. Se vuoi farla, falla in VR. Devo dire la verità, questo trailer. Vabbè, sì, non hanno fatto vedere niente. Demos. Costano tutti 80-90 euro. Se Nando, se costasse 80-90 euro, chi cacchio li comprerebbe? Dai, ti prego. Che hanno fatto tornare il venditore. Hanno fatto tornare il venditore da Resident Evil 4. Strange. Sì, ma io intendevo dalla console. Penso lo diranno come ultima cosa. Ragazzi, comunque si parte il totoprezzo. Vabbè. Voi su che prezzi puntate? Questo lo conosciamo. Sì, ragazzi, questo già lo conosciamo. Sembrava simpatico, però non da giocare su console. Questo si deve giocare su computer, serve il mouse. Non l'hanno già detto, ci sono dei rumor, dei leak, ma non l'hanno già detto, non si sa ancora se è quello. Dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale oggi. Ma lo devono annunciare ufficialmente, non c'è una comunicazione ufficiale, solo dei rumor. Ma l'hanno cambiato, non era così. Deathloop era diverso. L'hanno cambiato. Ma è sempre più diverso. Sì, ogni volta cambiano la formula. Vabbè, Dishonored. Ma sì, ma non sto capendo. No, ma voglio è un'altra modalità. Sì, comunque un FPS. Cioè, è Wolfenstein con i poteri di Dishonored, praticamente. Però con i poteri di Dishonored. Secondo me 500 o 700 euro. Sì, vabbè, 700 euro rimangono sugli scaffali. Dimmi, Nando, dimmi. Ragazzi, prezzi dei giochi, no, della Play, ragazzi, toto prezzo della Play, ognuno punti una scommessa.
Ma 520. Yet somehow he never makes it to the party. Io punto 499. Anche se secondo me un 450 dovrebbero mettere per fare concorrenza. Anche se effettivamente, raga, niente, Sony, cioè Sony gli eventi li sa fare, poco da dire. Io rimango in live, però non mi piace molto sta conferenza, dice Nando. Nando, mi dispiace, dice Alex 549,99. No, vabbè, così non venderebbero proprio. Cioè, c'hanno la Microsoft che gli ha messo la serie X a 4,99. Se no, devono mettere allo stesso prezzo o più basso. Io punto 599. No, però allora, questo annuncio. Non... Questo gioco mi sembra anche abbastanza. Bassa come risultato. Sì, sì, è molto stilizzato. È molto stilizzato, sì. Ma non mi sta piacendo granché, dico la verità. Sembra forte, ragazzi, la grafica. È vero. No, non mi sta. Questo non mi sta piacendo. Una grande trashata e basta. Cioè, vedo solo tante persone ferme a aspettare che si fanno. Vengano ammazzate, sì. 369 per concorrere. Secondo me è troppo basso 369, Ale. Vediamo, vediamo. Boom. Ma così. 8 bersagli sulla lista, ognuno ha grandi piani per spezzare il loop. Io devo rompere il tetto. L'orologio sta scorrendo. Ok. Ma il senso qual è che in 24 ore devono ammazzare tutti i bersagli? Ah, o sono 8 e ognuno di loro ha un bersaglio sulla lista, chi lo sa? Se va bene, Nando, puoi dirli tutti i prezzi, facciamo prima. Io ho detto uno, puntate su uno. È facile, diciamoli tutti, diciamoli tutti. Questa è la musica. Questa è la musica di. Come si chiama? No, è la musica della PlayStation. Però sembrava moltissimo la musica quella là di. Come si chiama? Quello dei Quantic. Può darsi. Questo qual è? Non mi dite che si vuole. Come si chiama? Quello dei dinosauri. No, Devil May Cry forse. Devil May Cry? Vedo spade. Sì. Secondo me è Devil May Cry. Devil May Cry, sì, sì. Questo è quello... Sì, è Devil May Cry. Ragazzi, nuovo Devil May... No, raga, però sono annuncioni. Ah, no, ma il 5. Ah, la speciale... Vabbè, va a quel paese, la speciale edition, sti cacchi. Infatti il 5 già era uscito. Ma io speravo fosse nuovo. Vabbè, è la speciale edition. È certo che io l'ho pure finito anche, sul Game Pass l'hanno messo. Ma un sacco di tempo fa è uscito. Vabbè, puoi usare Virgil, questa è la cosa, la novità. A me il primo era piaciuto tanto. Ah, quanto è figo Dante. A me ti dirò la verità, Devil May Cry 5 non mi ha fatto impazzire. Cioè mi è piaciuto di più. Io provai il 2, mamma mia. Io preferisco di più Bayonetta come serie, sincero. Mi è più scorrevole, più fluido come gameplay. Mi piace molto di più. Ah, si trasforma in V? Ok. Vabbè. Attenzione ragazzi, volano parole grosse. Che è successo? L'ha scritto? Ha scritto sei proprio una mucchia. No, raga, però ormai la mucchia sarà un meme fisso in questo canale. Esatto. Ah. Se c'è una cosa che non è mai mancato a Devil May Cry sono le fregne. C'è poco da fare. Devil May Cry. E vabbè, annuncio di una special edition dove hanno aggiunto un personaggio in più. Perfetto. Speravo in un qualcosa di nuovo, sinceramente. Adesso inizia a scendere piano piano la qualità. 10, si sono sparate tutte le cartucce migliori all'inizio. Io spero in un God of War, voglio. Abbiamo visto 2. Appena uscita, quanto costava PS3? La PS3 appena uscita costava 700 euro, infatti non se la comprò nessuno. Oddworld. Ok, il nuovo Oddworld.
Infatti all'inizio della settima generazione PlayStation si trovò in forte difficoltà perché c'era la 360 che costava di meno ed era più potente. Vabbè, a me Oddworld non ha mai fatto impazzire. A qualcuno di voi piace? A me piace. La PS4 quando uscì a 400. Sicuro, non credo. 400. 3,99 mentre invece a 500 uscì la Xbox One. Here our unlikely hero Abe finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farm. Vabbè, già l'avevano annunciato il nuovo episodio di Oddworld. Sì. Il primo capitolo di Oddworld uscì sulla prima PlayStation, fu un titolo all'epoca storico perché effettivamente era particolare sia per la storia sia per le meccaniche di gioco molto particolari. Dove tra l'altro ti consentiva anche di scegliere se comportarti bene o male, se salvare gli altri cosi della tua razza o se farli morire barbaramente. Era, e in base a quello c'erano diversi finali, era notevole come gioco il primo. Per chi non lo conoscesse, fondamentalmente è un puzzle game, nel senso che alla fine quello che si va avanti risolvendo situazioni tipo puzzle. E il potere del protagonista è quello di influenzare mentalmente le azioni di altri personaggi, per cui puoi fargli fare le azioni che dici tu. Vabbè, particolare. Sembra comunque un indie, però un indie ad alto budget. Sembra particolare. Leggi su, please, che cosa? Sembra Octopus andato a male. Stiamo là. Allora sì, per me 5,50, dice Alex. No, sai, ragazzi, io 4,99. Sì, parlavano così. Parlavano proprio così. Era simpatico Oddworld, era molto simpatico. Storia molto dark, tematiche molto mature, ma simpatico. Che comunque alla fine la razza era una razza schiavizzata, costretta a lavorare nelle fabbriche, addirittura gli cucivano la bocca perché non dovevano parlare. Era particolare come gioco. Dove cucinavano loro stessi. Ma... sì, sì, esattamente. Io giocai a due, se non sbaglio. Ragazzi... ragazzi, ma che cos'è il nuovo Inside? Sembra Inside, non so perché. È Inside, è un giochino pure molto famoso, un indie. In genere vendono insieme Inside e Limbo. O no, forse Five Nights at Freddy's? Sì! Ragazzi, Five Nights at Freddy's! Five Nights at Freddy's, ragazzi, chi l'ha giocato? Chi l'ha giocato? Io. Five Nights at Freddy's. Dovresti portarla una serie, Obito. Ma mi fa troppo paura, è troppo difficile. Lo so, pure io mi cagavo troppo sotto. Mo secondo me ci sarà un jump, mo ci sarà un jumpscare. Ma non è un horror nel vero senso della parola. Proprio, vedi, è basato sui jumpscare. È basato sui jumpscare. Cioè, non è che fa paura, però ti fa ste cose che ti fa comparire sti mostri che ti alluccano in faccia. Questo è, cioè è basato su quello, però ti fa cagare sotto. Io lo giocavo un po' da telefono, dice Alex. Vediamo prossimo gioco. Ragazzi, dov'è God of War? Voglio un God of War. Ma poi Five Nights at Freddy's c'ha una storia veramente carina. Ha una storia? Sì. Attenzione PlayStation, ragazzi, dalla musica, questo è Demon's Souls. Questo è Demon's Souls. Ragazzi, l'unico gioco From Software che non ho ancora finito. Cacchio, raga, questo ce lo giocheremmo volentieri dal day one, sapete? Io vado, buonanotte. Buonanotte, Ale, buonanotte. Spero tu non ti perda niente di troppo interessante. Notte. Ragazzi, qua questo è da dove tutti i Souls sono iniziati. Gameplay. Puoi scavalcare i muri. Questa è una novità. Questa è una novità. Che puoi scavalcare i muri è una novità. Ah, questo è proprio il mondo iniziale. Sì, è vero, è molto più. Cioè, si muove più agilmente. Sì. Questo è proprio il mondo iniziale, il tutorial. Questo è proprio il mondo iniziale dove tu inizi, fai due e muori. Funziona così. Questo è il remake di Demon's Souls. Sì, l'hanno rifatto il remake, sì.
Ragazzi, quanti conoscevano Demon Souls? L'equivalente dei Falò? È Demon Souls, Nando, è un remake di un gioco uscito per PlayStation 3, il primo gioco della From Software sullo stile dei Souls. Dark Souls è uscito dopo Demon Souls. Ragazzi, non l'avete giocato? Male, male. Merita, merita. Tutti i giochi della From meritano, purtroppo. Oddio, è più agile, ma neanche tantissimo. Sto notando adesso che è un po' legnoso. Il cavaliere indemoniato là. Comunque non era per niente male come gioco. Ma dov'è la stamina? Non ce l'ho. Vabbè. Io non lo conosco. Ragazzi, no, come gioco merita, merita. Spero che possa andare a 60 fps, perché la cosa che più lo penalizzava su PlayStation 3 era il frame rate un po' ballerino. Più che altro a vedere meno la vita dei nemici. No, ma in genere ci dovrebbe essere. Forse stanno giocando senza l'HUD. Io ne conosco veramente pochi di giochi solo perché li ho sentiti. E Alex, su questo canale ne conoscete tantissimi, non ti preoccupare. Formeremo la tua cultura videoludica. Hai visto il video su Dark Souls, Alex? Quello ci terrei tanto che tutti quanti voi conosceste la storia. Sto già... ok, io sto facendo... Tra poco Pocio si addormenta, dice Nando. Ragazzi, sto già facendo il secondo episodio, lo sto già preparando. Qua... Oh, però graficamente è tanta roba, eh. Sto guardando adesso le texture, veramente è tanta roba. La nebbia. Ah, mi guardo sto coso. E il bow. Come l'hanno fatto bello. Era un blob abbozzato sto mostro, veramente era una massa grigia con due occhi e due corna. Ma non ho capito, non finisce la stamina? Guarda come... Il sangue si sporca. Capezzoli, tentacoli, c'ha. È vero! Guarda i capezzoli! Sei morto. Pocio sul divano che si rilassa, Otello e Obito che stanno sulla sedia per differenza. Esatto. Ah, sì, me la ricordo questo ragno, mi ricordo questo gigante. Mi ricordo questo drago. Qua non ci sono arrivato, questi non me li ricordo. Questi non li ho mai visti. No, no. Vabbè, nelle miniere sì, qua c'ero arrivato. Qua no, questi gargoyle no. Sì, sto ragno, vado, come dava fastidio. Bello. Che cosa, Skyrim, Nando, che cosa? I'm awake. Bello, bello, bello. Le anime del demone. Ha messo il gioco, ha detto, ma non hai detto niente. Cioè, avanti e uccidi, queste... Ma è quello, il bello è quello, nel sistema di... Allora, le cose belle di Dark Souls sono la bellezza delle ambientazioni, delle musiche e dei combattimenti. Cioè, sì, vai avanti e uccidi, ma è bello il modo, non lo so, è soddisfacente il sistema. Mi hai detto, a me la storia è importante, non... Anche per me di solito, però... Non lo so, ha un'estetica troppo... La scopi. Ha un'estetica troppo bella. Io poi la storia me la recupero poi. Che cos'è? Ragazzi, Fortnite? Fortnite 2? Fortnite 2? Attenzione ragazzi, a quanti di voi interessa Fortnite? A meno... ci sono anche gli elicotteri su Fortnite. Penso ci sia qualsiasi cosa su Fortnite. Ci sono i camion su Fortnite? Ma veramente? Ma esistono dei giochi sulle guerre del 1500 dove si usavano spade e fucili che si caricavano tipo in due minuti? No Alex, non esistono. A meno che non ti giochi... Seguito di The Order, che pure quello spese un sacco di soldi in gioco di... No, non l'hanno mai continuato, no. Tra l'altro finiva veramente proprio in mezzo a... ti lasciava... non durava nulla, ti lasciava appeso così. Comunque no, Alex, non... a meno che non ti giochi... Forse Chivalry le hanno aggiunti i fucili, non mi ricordo. Benefit della PlayStation Plus. No, veramente, mi fanno Bloodborne a 60 fps. Bloodborne a 60 fps? Dai, penso siano solo porting. Sì, no, però se c'è i benefit, quindi ci dice solo i giochi compatibili o i giochi che migliorano? Ah, bello Days Gone, bello Days Gone. Anche Until Dawn, Obito. Non ho visto, pure Detroit. Anche Detroit. My name is Connor. Battlefield 1?
Infamous Second Son. Altro gioco molto simpatico, Infamous. Altro gioco molto... Batman Arkham Knight, bellissimo. Ragazzi, se non avete giocato la serie degli Arkham di Batman, fatelo assolutamente, che è bellissimo. Sto gioco c'aveva un frame rate talmente pessimo. The Last of Us. Ma ci stanno dicendo la lista dei giochi retrocompatibili. Quali sono i giochi retro? Perché Battlefield 1? Ma perché Battlefield 1 e non Battlefield 5? Blood, ragazzi, voglio Bloodborne a 60 fps. Dopo una brolalla, quando finisce il coso, dipende a che ora finisce, Nando, se per le 11 non lo so. Ma perché Battlefield 1 e non il 5? Mortal Kombat X. Enjoy a selection of generation defining PS4 game. Access the entire collection on launch. Simply download game and start playing. Ma li devi possedere o te li regalano? Te li regalano. No. PlayStation Plus Collection. Ah, sono forse i giochi che fine mo hanno dato col Plus, che te li ritroverai già pronti per essere... Che effettivamente pensando, no. Sono tutti i giochi che col Plus li hanno dati. Plus, sì, cosa? Guardate, Final Fantasy 15 con Plus. No, è vero, non l'hanno dato. Hai ragione, non l'hanno dato. E allora che sono? Giochi che puoi già avere? Cioè, ti compri PlayStation 4 e sono già inclusi. Li hai i giochi, punto. Sì, ti compri la 5 con Plus e puoi scaricarsi i giochi. Bella idea, cacchio. Bella idea davvero. Oh, ragazzi. A me sto form factor non piace, raga. Ditemi quello che volete, a me non piace. È un modem. È strana, sì, sembra un modem, un router. Cioè, sembra un router, non... È proprio strana. Sì, erano nella macchina. Oh, la mettono sempre a 45 gradi, sta niente da fa. Gli piace così. Allora, ragazzi, mo escono i prezzi, mo escono i prezzi. Boom! 4,99 3,99. Sì, ragazzi, 500 euro e 400 euro. La chiudono così. Raga, e se andassimo in Canada a prenderla il 12? Se l'abbiamo per primi? Esatto. Ovviamente la sterlina, che è svalutatissima in questo momento, comunque allo scontone dei 50 pound. Part of this amazing journey. It's your passion as fans of gaming that drives us to... Vediamo che altro ci fanno vedere. Experiences on PS5. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support and we look forward to you getting... Vi dono 100 euro, vai Nando, dona. To close, per chiudere, one more quick look. Un ultimo quick look, ragazzi, che ci fanno vedere di quick look? Ragazzi, bomba, voglio una bomba. Bomba, 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 bomba. Attenzione alla neve, la neve, c'è la neve? C'è la neve potrebbe essere il Ragnarok. È God of War, o te, è God of War. No, ti prego, non deludere. Ci siamo. Sono sempre ben apprezzati, Nando, sono sempre ben apprezzati. Però secondo me ci fanno vedere solo questo. Ci fanno vedere solo questo, eh? Ci voleva, lo dovevano fare. Ma qual è il più bello per te di God of War? L'ultimo che hanno fatto, che domanda? Ragnarok, ragazzi. Sta arrivando, ma che è nemmeno l'inverno, Ragnarok sta arrivando. Ragnarok is coming. Ma si può giocare stand alone? Certo. Sì. Sì. C'è un momento in cui c'è un momento feels che non avrai. Questo è, ma poi te lo puoi giocare tranquillamente. Vabbè, raga, hanno finito. No, però peccato che non hanno mostrato niente. Cioè, sapevamo che sarebbe uscito. Cioè, non è che qualcuno pensava, cacchio, non uscirà. Dici che devono fare altre presentazioni. Vabbè, raga, comunque un eventone. Veramente un eventone. Tranne sto Deathloop che mi ha fatto schifo, ma il resto un eventone. Grazie, Nando, grazie dei 100 euro del Monopoli. Tutti a ballare con me. Questo che gioco è?
Harry Potter. Vedere la prima presentazione. Non me lo ricordo. Questa lì. Ma in tutto questo, scusate ragazzi, ma di Fortnite poi me lo sono perso, che hanno detto? Di Fortnite? Che ah, ok. Ma perché l'hanno pagati per mettercelo, perché che palle. God of War, God of War. Voglio vedere God of War. Ah, ragazzi, questo momento epico del drone più veloce dell'aereo. No, raga, effettivamente hanno annunciato proprio bella roba, cacchio. Non c'è niente da... Cioè, purtroppo Microsoft non ha imparato a farli gli annunci decenti. O non ha pagato abbastanza, non si è pagato abbastanza... Allora, ragazzi, giochi best buy per il momento PS5 per me sono Demon's Souls, Ratchet & Clank, Horizon 2 e il nuovo God of War. Per me sono i best buy. Io metterei il Five Nights at Freddy. Va bene. Se ci tieni. Quale preso te, quella con il disco o senza? Allora, devo studiarmi un po' il mercato. No, raga, ma con... Cioè, se tu lo compri col disco, sei limitato ai prezzi che fa Sony, punto. Cioè, devi accettarti il prezzo Sony. Non puoi andarti a cercare l'offerta, il cacchio, per cui non lo so, io cercare... Però effettivamente 100 euro sono tanti per avere come unica differenza il lettore, veramente sono tanti. Io spero che facciano qualche offerta. Per te che tu lo compri, se mai per i fratelli tuoi, là, quella è la... fa la differenza. Sì, sicuramente per giocare in multiplayer basta quella lì senza disco, però per i single player magari se ti cerchi l'offerta particolare, capi che voglio dire? Sì, no, per giocare in multiplayer effettivamente è molto, quella only digital va bene. E ragazzi, sì, è finita qui, adesso l'evento è finito, va bene, l'evento è finito, andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Ragazzi, comunque... tutti a scrivere RIP Xbox, vabbè, bravi.